Buonasera Gravinese. Buonasera a lei dell'Anna, tutto bene? Io molto bene, grazie. Lei? Molto bene, grazie. Intanto saluto anche tutti i telespettatori del paese che vorrei insieme. Bene, buonasera a tutti. Quest'oggi l'edizione purtroppo non potrà andare in onda come siete abituati a vederla, con sigle e tutto, ma siamo stati impegnati sul territorio di San Giglio a realizzare i prossimi servizi che vedrete nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Beh, visto che siamo in macchina, io direi di fare un'intervista qui direttamente, se lei è d'accordo. Con molto piacere, guardi. Intanto, voi utilizzate sempre i miei luoghi, o il mio ufficio, o il mio abitacolo. La ringraziamo per questo, grazie. Ci scusi, però... Grazie, Delanna, grazie. Senta, io ho ricevuto una notizia, mi hanno detto che lei ha il dono dell'obliquità. Cioè, mi hanno detto che è presente a tutte le riunioni che si tengono a San Giglio. Assolutamente sì. Ieri sera si è tenuta anche una riunione... presso i locali della Proloco, che voglio intanto ringraziare Giancarlo Balbo, quale componente del direttivo, Sergio Bertoldo, quale presidente, perché hanno condotto una riunione totalmente apolitica. Si sono concentrati su quello che effettivamente dovrebbe fare la Proloco, sponsorizzare prodotti locali e tutte le attività. Non solo, devo dire che è stata una riunione molto costruttiva, tutte persone molto coordinate tra loro, persone volenterose, vedi, senti il volontariato che davvero frizza in quei locali, e questo comunque fa onore a questi signori che comunque tantissimi anni che si impegnano, è vero, per questa Proloco. Oggi per giunta hanno i nuovi locali, auspicando che questi locali funzionino sempre di più, e il comportamento ieri sera non ha fatto altro che indurmi a pensare: è vero, sì, queste persone hanno bisogno di una vera mano, di un vero aiuto. Qualora dovessimo mai vincere come lista, certamente la Proloco sarà un luogo dove sicuramente ci sarà un impegno forte dell'amministrazione comunale, anche perché io la Proloco la vedo quasi come un componente dell'amministrazione. È vero, è una cellula esterna che di fatto promuove tutto ciò che un'amministrazione dovrebbe fare, un territorio e quant'altro. Però, come sempre, accade sempre uno scivolone. Bene, io so che per questa domanda che le sto per fare non mi guarderà benissimo, perché mi aveva chiesto una promessa, mi aveva chiesto di non parlare più della minoranza. Però ho ricevuto una piccola notizia che vorrei commentare insieme a lei, ovvero mi hanno detto che il possibile, io lo chiamo possibile, però a quanto pare è più che sicuro, candidato sindaco la Monica, sì, è già arrivata in ritardo. No, non è andata così, non è proprio arrivata, è dovuta partire un'auto non di colore blu dal territorio, se non sbaglio è partito Giancarlo Balbo, perché la signora, la Monica, quale futuro candidato sindaco del territorio, ha dimenticato che c'era una riunione di tale importanza. Ci sta, può capitare tutto, non, sicuramente non vorrei che, qualora fosse sindaco del territorio, dimenticasse di andare a firmare un protocollo d'intesa con una provincia, magari per la canalizzazione di un qualche cosa di importante. Signora Monica, queste cose devono essere annotate, agendina, fare il sindaco è mica da ridere. È un po' preoccupante. No, devo dire che mi si è accesa una lampadina rossa e diceva allarme, allarme, allarme. È allarmante, Delanna, è allarmante. Comunque, i fini... devo dire che sono sempre ottimali, perché Giancarlo Balbo si è prestato, è andato a prenderla, poi è tutto rientrato. Peccato che sia anche lamentata che alle sue presentazioni dell'Uni3, in ultimo una di poco tempo fa, ci sono state veramente pochissime visite. Organizzare le cose non è facile, devi avere un seguito, perché sennò rischi di fare un boom. Adesso scusate se lo schermo si muove, purtroppo siamo effettivamente in macchina in strada e la telecamera un po' ballerà. Ecco, però io volevo farle un'altra domanda, sempre, mi dispiace, ma sempre sulla minoranza. Se si ricorda, io qualche tempo fa feci un'edizione flash. Sì. Dove chiesi a Cotterchio di poter effettuare un'intervista con lui. Ad oggi, purtroppo, da nessuno del suo gruppo, tantomeno da lui, ho ricevuto risposta. Dell'Anna, Cotterchio va a sciare il weekend, non è come noi che lavora. Lasci stare, non insista.
non è che deve correre dietro le persone che non vogliono farsi intervistare, probabilmente a Cotergio lo vedremo intervistato da Del Noce piuttosto che da Giorgino, lo vedremo sulla Rai. Non si accontenta lui di stare sul TG di San Gillo dell'Anna, abbia compiacenza, sia sereno, non disturbi le persone. Non lo farò più allora a questo punto, le lascio campo aperto, si faccia una domanda e si dia una risposta. Benissimo, allora, in questi giorni mi sembra veramente assurdo che un gravinese di turno, diciamo così, debba in qualche modo fare pressioni sull'amministrazione comunale, come è avvenuto fino ad oggi, logicamente solo per i servizi. Ma avete mai visitato, avete mai percorso via Silvio Pellico, dove abita l'ex sindaco Fissore, dove abita il signor Emanuele Agliotta, uomo della lista Insieme per Cambiare? Ma sembra di essere a Kabul. Ma sa che ci sono delle buche grosse così, ma non si è mai rotto? E le signore che vanno con i tacchi e le caviglie non se le rompono? Ma pensi un po', dell'anno, ma non solo, è impercorribile quella strada, è veramente un disastro. Ma io inviterei Cavallero, questa è una notizia, un messaggio per lei, abbia la compiacenza, se riesce, di mandare qualcuno alla mare a quella strada, che è veramente vergognosa, ma vergognosa per tutti. Lei, Cavallero, è attento a queste cose, non diventi come loro, sia gentile. Bene, vuole dire qualcos'altro o chiudiamo l'edizione? Ma guardi, io con voi starei delle ore, purtroppo adesso dobbiamo correre in un altro posto, poi devo ancora finire, sono investito da cantiere, perché oggi giustamente in ufficio non siamo stati per tanto. No, ma io direi, guardi, intanto martedì, lei quando pensa di mandare in onda tutte le interviste? Ma io spero che nell'edizione di martedì qualche servizio, non dico tutti quelli che abbiamo realizzato perché diventerebbe un TG troppo lungo. Ma io le chiederei, anzi le suggerirei, ma perché non può fare un TG solo con tutte le interviste e magari posticipiamo di qualche tempo, in modo che sia un po' più compatto, più completo? Ma sai che io sono molto d'accordo con questa cosa, anche Benissimo. Perché ci darà la possibilità di lavorare molto meglio. Bene, bene. No, l'ultima cosa. Hai visto il film Lo Zar di Prussia? No. Lo guardi, è molto bello, è carino. Di cosa parla? Parla di Prussia, di zar, di regime. Ah, di regime, bene, sì, bene, bene. No, lo guarderò molto volentieri. Era un film che volevo consigliarle. Lo guarderò molto volentieri. Ma lei mi chiedeva prima come mai posso... Può. Prima mi chiedeva, ma Gravinese, come mai non commentano i suoi competitor sulla pagina di FB? Perché qualcuno, secondo me, ha impedito loro di commentare. A parte che ogni volta che hanno commentato, poveretti, così, sono stati, secondo me, immediatamente ripresi e sgridati il giorno dopo. Però guardi, la differenza è che nella pagina Pesa che vorrei insieme possono commentare tutti e non nascondiamo neanche commenti. Tutti i post rimangono lì. Bene. Beh, io direi che per questa sera l'edizione si potrebbe chiudere qui, se è d'accordo. Io saluto tutti, saluto Lady dell'Anna. Saluto, ringrazio ancora tutti gli amici che hanno presenziato, pochi o tanti, ma erano 100, sabato scorso all'inaugurazione della mia campagna elettorale. Adesso le accendo un attimo la luce, così magari riesce a salutare bene i suoi telespettatori, che si vede meglio. Ecco, adesso la possiamo grazie vedere mille, bene. Grazie. Buonasera bene. A tutti. La prossima edizione quindi sarà posticipata. Vi ringrazio, ricordo l'appuntamento di martedì. Il TG di San Giglio, quello che gli altri non dicono, il TG di San Giglio lo dice. Siate presenti martedì prossimo, perché secondo me c'è una piccola bombettina. Tanti saluti, grazie.